della malattia e della medicina vista dal punto di vista scientifico, quindi i progressi clinici, ma dall'altra anche dal punto di vista culturale e narrativo. Come l'abbiamo raccontata la medicina, la malattia nel corso dei secoli? Da Omero a Manzoni, da Boccaccio a Saramago, e poi la grande pittura per arrivare ai racconti in prima persona su blog e social network. Com'è cambiata la narrazione della malattia nel corso dei secoli? Ce lo spiega la mostra Racconti e ritratti di medicina e malattia tra scienza, arte e letteratura che il CNR ha presentato al Festival della Scienza di Genova. Sono sei stanze che rappresentano sei patologie, diciamo così. C'è la cecità, che in realtà è una menomazione, c'è la malattia pediatrica, e vediamo come in ciascuna di queste il racconto sia cambiato ma sia sempre stato un elemento determinante. Un tema delicato ma al quale stanno rispondendo tanti ragazzi. Per stimolarli abbiamo anche lanciato un contest social su Instagram perché loro stessi ci commentino o ci raccontino questo tema. E torneremo ancora domani a collegarci col Festival della Scienza di Genova che durerà fino al 4 novembre. Leonardo finisce qui, vi do appuntamento domani.